al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, fari puntati sull'anticipo del sabato della terza giornata di eccellenza tra il Delfino Curi Pescara e Casa Albordino. Gli uomini di Bonati con l'idea di continuare l'ottimo avvio di stagione e sognare almeno per un giorno il primo posto. Ospiti vogliosi di bissare il successo di domenica scorsa ai danni della Bacica Lupo Vasto Marina con Soria, che per l'occasione non può disporre di Mangia Casale e Spadafora. Quest'ultimo non al meglio e siede in panchina e punta sull'esperienza di Salerno, assistito dalla freschezza di De Santis e Zinni. Assenza importante anche per i portuali, Petrarulo non al meglio per un duro scontro ricevuto a Giulianova. Di Giovacchino prima punta con l'innesto sulla tre quarti di Tamboriello, che esordisce dal primo minuto. Agli ordini della Fischietto Vastese e Patrizio Novelli, la prima frazione si apre con il destro al volo di Massa, che termina di poco alto sulla traversa. Lo stesso numero 99 ci prova poco dopo da punizione centrale. La gara inizia ad accendersi al 23esimo, occasionissima per il Delfino con Massa, che apparecchia per Tamboriello, si presenta tu per tu con Tano, ma è super l'estremo ospite nel rispondere. Capovolgimento di fronte, De Santis serve Fiore, che da ottima posizione butta le ortiche in contropiede. Di occasioni se ne vedono davvero poche. Salerno ci abbatta da ottima posizione con le immagini montate da Maria Carannante. Passiamo alla ripresa, dove al terzo Lupo girata di poco al lato, poi grande dialogo tra Salerno e Fricano, quest'ultimo va alla conclusione, calore e attento, smanaccia in corner. Il match si sblocca al 19esimo, grande il velo di Salerno, Sabatini scivola lasciando una prateria a De Santis, cross al bacio per Zinni, che attacca il centro dell'area ed in scivolata segna lo 0-1. La risposta del Delfino sta tutta nella gran punizione di Sabatini, a cui Tano deve rispondere da campione. All'85esimo pallone allargato sulla destra, Gobbo aggancia, rientra con il mancino e lascia partire un fendente imparabile. Palla sotto l'incrocio a togliere le ragnatele e pareggio portuale. Nel finale ci provano in ordine Salerno con una bellissima rovesciata e Rosini con un colpo di testa senza cambiare il risultato. Termina dunque così un pareggio giusto in una partita da molto tattica che ha dato poco spazio a sortite individuali. Il Delfino Curi Casa Albordino 1-1. Mister Bonati, abbiamo commentato prima, microfono spento, una partita povera di occasioni, comunque siete stati abili nel trovare il pareggio nel finale, avete provato a trovare qualche trama di gioco, non vi è riuscito, comunque tutto sommato un pareggio giusto e anche buono. Quando hai un avversario come il Casa Albordino di fronte, che comunque cerca di tenere i ritmi bassi, cerca comunque di fare possesso, cerca comunque di giocare in maniera semplice su certi giocatori, è ovvio che non è semplice dare ritmo alla partita e non è semplice, una squadra esperta, una squadra forte che l'abbiamo deciso di rispettare, per cui è venuta fuori una partita più tattica, dove secondo me noi avevamo cercato di fare qualcosina, anche loro sono ripartiti un po' sugli episodi. Poi dopo l'1-0 per loro sinceramente pensavo di perdere, perché non vedevo molta lucidità, non vedevo tante possibilità. Siamo stati bravi a non disunirci e abbiamo trovato questo colpo qua, ma siamo stati fortunati oggi dopo l'1-0. Forse prima dicevo all'altra emittente che è mancata cattiveria nella finalizzazione, non nel tiro ma anche in un passaggio, in una sovrapposizione, in una seconda palla. Insomma, secondo me dobbiamo maturare perché possiamo fare meglio con quel che abbiamo, dobbiamo fare meglio quello che possiamo fare meglio, perché invece le cose difficili, ovvero contenere una squadra come loro, l'abbiamo fatto bene. Sono un po' deluso da un paio di partite su questa cosa qui, invece sono molto contento per tante altre cose che stiamo facendo. È un processo di crescita evidentemente, perché la squadra è stata ringiovanita tanto, seppur ha dei valori importanti. È stata una partita combattuta, una partita abbastanza equilibrata. Loro erano messi bene in campo, abbiamo sofferto un po' sui cambi gioco, dopo abbiamo preso un po' le misure, abbiamo cambiato modulo, ci siamo compattati un pochettino. Siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo pure cercato di chiuderla, ma sono stati bravi loro a crederci fino alla fine. Poi sai come, se non le chiudi queste partite, poi i ragazzi giovani corrono fino al 101esimo minuto, non si fermano mai. Però neanche tu ti fermavi. Non mi fermavo perché volevo vincere, però sono stati bravi loro. Un punto l'uno, c'è un po' di rammarico, però va bene così.